Fabian, sono Fabian, colgo l'opportunità per dire due parole. Forse le mie parole non avranno la precisione tutto il contenuto legislativo, storico che hanno avuto il precedente intervento. Ho sentito la necessità di intervenire perché, visto che si parla di immigrazione, si parla di cittadinanza, ho voluto dare un po' di sostanza. Sono un immigrato, la mia richiesta di cittadinanza è stata presentata il 10 giugno del 2010. E fino ad oggi non ho ancora avuto la cittadinanza. Io vivo in Italia dal 4 agosto del 94. L'onorevole Sciauchi è il mio compagno di università, sono laureato in scienze politiche. Ho quattro motivi per avere la cittadinanza. Mia moglie è italiana, le mie figlie sono italiane. Io amo profondamente questo paese. Grazie. Ogni anno, da 20 anni che sono in Italia, garantisco più di 10.000 ore di volontariato. Non sono mai stato in carcere, anzi, vado in carcere ogni venerdì da 12 anni a fare il volontario. Quindi non so di che cosa stiamo parlando. Se chi ha pagato le tasse, chi ha il diritto di averlo, se chi ama questo paese, cioè io penso che quello che l'Italia sbaglia, l'Italia è il mio paese perché mi sento italiano, è il fatto di affrontare la questione dell'immigrazione dal negativo, come un conflitto, non come l'evoluzione normale della natura umana. L'uomo nella storia ha sempre viaggiato da un posto all'altro. Ovviamente le mie parole non vi riguardano, che state già affrontando il problema in qualche modo. Penso che dovremmo partire dalla legge dell'immigrazione, che è fatta male, perché noi stiamo parlando di cittadinanza, però il problema parte dal permesso di soggiorno. Vi ricordo, l'immigrazione, mi piace leggerlo come una storia d'amore, va bene? Non come un problema, come la storia d'amore. Perché? Perché come si svolge normalmente una storia d'amore? Una persona vede un'altra, le piace, si avvicina, comincia una procedura di corteggiamento, parte la storia. Potrebbero esserci dei problemi, delle discussioni, però si va avanti. L'immigrato, tutti gli immigrati che vengono in Italia o che vanno in un altro paese, sono fondamentalmente spinti da un amore per quel posto. Anche chi scappa da una guerra sceglie di andare in un paese. Anche chi sceglie appositamente di venire sceglie l'Italia. Io quando venivo in Italia, la cosa che mi piaceva di più in Italia era Roberto Baggio, il migliore giocatore di calcio, la musicalità della lingua italiana, il fatto che ci fosse il Vaticano in Italia lasciava intendere che erano tutti religiosi, quindi tendenzialmente buoni, quindi ho scelto l'Italia. Sono arrivato in Italia con una grandissima ammirazione. Come fanno tutti gli immigrati che vengono? Hanno un'ammirazione, hanno delle grandi aspettative. Però arrivi, che cosa succede? La prima cosa ti fanno capire che tu spaventi. Ti fanno crollare tutte le aspettative che avevi. Va bene all'inizio, un rifiuto da una donna che ami, va bene, puoi accettare. Però continuamente. Io vi dico, 20 anni che sono qua, molte volte mi parlano a monosillabi. Mi parlano a monosillabi. Lavoro a scuola, insegno a degli adolescenti di 17 anni. Molti ragazzi italiani hanno la cittadinanza.
Però io ero in Italia prima della loro nascita, non ho la cittadinanza. Grazie.